Questo argomento è abbastanza importante perché ci sono delle domande specialmente per le categorie D1 e D1E e le DDE. Abbiamo due domande nel quiz, mentre per quanto riguarda il trasporto merci abbiamo una sola domanda. Classificazione internazionale dei veicoli. Questa classificazione appunto è denominata classificazione internazionale perché sono codici che vengono utilizzati a livello internazionale. È una classificazione differente rispetto a quella che è indicata nel nostro codice della strada. Ad esempio, qui abbiamo la classificazione dei rimorchi. Il rimorchio è classificato con la lettera O. Poi, a seconda del loro peso, della loro massa, abbiamo degli indici numerici. Quindi la categoria O1 riguarda i rimorchi di massa massima di 0,75 tonnellate. La categoria O2 riguarda i rimorchi oltre gli 0,75 tonnellate fino alle 3,5 tonnellate. Conseguenza rimorchio leggero e rimorchio non leggero. Poi abbiamo i rimorchi classificati con la O3, rimorchi oltre 3,5 tonnellate e fino alle 10 tonnellate, e i rimorchi O4, i rimorchi oltre le 10 tonnellate. E qui abbiamo le slide specifiche. Categoria 01, categoria 02, 03 e 04. Vediamo alcune domande. Purtroppo qui c'è poco da spiegare e c'è molto da ricordare. 01 comprende i rimorchi di massa massima non superiore alle 0,75 tonnellate, vero? Bisogna ricordarsela. 0 comprende tutti i tipi di veicoli di importazione extra UE. 0 comprende i rimorchi e i semirimorchi, vero? Cioè la categoria 0 comprende appunto i veicoli rimorchiati. Vediamo questa. Nella classificazione internazionale dei veicoli, il simbolo G associato a quello della categoria internazionale di appartenenza MON identifica veicolo d'uso militare. È falso perché il G appunto è caratteristico dei veicoli fuoristrada. Andiamo avanti nella classificazione internazionale dei veicoli. La lettera N è caratteristica per i veicoli a motore per il trasporto di cose con almeno 4 ruote. Nello specifico poi anche qua abbiamo i pesi. La categoria N1 comprende i veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate. Praticamente sono i piccoli autocarri che guidiamo con la patente di categoria B. Poi abbiamo la categoria N2, comprende i veicoli a motore destinati al trasporto di merce con massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore alle 12. E poi, per finire, abbiamo la categoria N3, che comprende tutti gli autocarri destinati al trasporto di merci con massa massima superiore alle 12 tonnellate. Anche qua c'è solo da ricordarsi i dati, che la categoria N comprende i veicoli a motore destinati al trasporto di cose aventi almeno 4 ruote, cioè gli autocarri, vero? La categoria N comprende i veicoli a motore destinati al trasporto di cose, che è la stessa cosa, vero? E poi abbiamo un riferimento a una categoria specifica, la categoria NU2 comprende veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore alle 12, vero? Su un veicolo pesante, nello specifico per il trasporto di merci, è molto importante la sistemazione del carico. La verifica del carico a chi spetta? Spetta al conducente e riguarda tutta la durata del trasporto e in particolare cosa il conducente si deve assicurare.
Si deve assicurare che il carico non mascheri i dispositivi di illuminazione e della targa, cioè non occulti appunto questi dispositivi. Immaginiamoci un telo che sventola sulle luci di posizione. Il carico non cada o diminuisca la libertà di movimento del conducente. Il carico non sporga dietro oltre i limiti consentiti, i 3 decimi della lunghezza del veicolo o la sagoma limite. E il carico non diminuisca la visibilità. È altrettanto importante che il conducente debba controllare la corretta sistemazione del carico in modo da non superare la massa indicata dalla carta di circolazione. Quando si trasporta materiale che deve essere trattenuto da cinghie per il loro serraggio, può essere necessario l'uso di un cricchetto tenditore per poter tendere al massimo le cinghie. È anche molto importante che queste merci non slittino, pertanto se il cassone è piuttosto scivoloso è meglio mettere degli stock di legno sotto le merci per evitare che si spostino. Nel caso si utilizzi una gru montata sul veicolo, prima di iniziare le operazioni occorre sempre assicurarsi di aver bloccato il veicolo con i piedi telescopici. Questo perché per aumentare la stabilità del veicolo ed evitare che il veicolo possa ribaltarsi. È chiaro che nel momento in cui si riparte, ci si rimette nella circolazione, bisogna sempre assicurarsi di averla ben fissata, stiamo parlando della gru, prima di mettersi in moto. Normalmente su questi veicoli ci sono dei dispositivi di sicurezza e di segnalazione che nel momento in cui l'autista non abbia provveduto a queste operazioni, venga avvisato mediante spie o cicalini dell'anomalia. Qui vediamo la gru, nel momento in cui non si utilizza, deve essere correttamente sistemata nel posto, nel suo alloggio. Qui ad esempio vediamo no. Il gancio chiaramente deve essere fissato perché sennò potrebbe andare a sbattere contro la cabina del veicolo. Un altro caso in cui il conducente deve stare molto attento è quando il veicolo, specialmente i veicoli, trasportano materiali edili, terra, sabbia, ghiaia e quant'altro. Deve avere l'accortezza del corretto funzionamento dell'impianto di ribaltazione del carico. Perciò quando si scarica un veicolo con cassone ribaltabile, pieno di sabbia o materiale simile, è bene farlo con molta gradualità e attenzione, facendosi guidare da persone a terra per limitare il rischio di ribaltamento del veicolo. Questo è molto importante perché nel momento in cui noi alziamo il cassone, lo spostamento del materiale all'interno del cassone, specialmente se stiamo scaricando della sabbia bagnata che può attaccarsi al cassone, può sbilanciare l'assetto del veicolo e comportarne il suo ribaltamento. Perciò quando si effettuano queste operazioni è importante appunto farsi anche aiutare da del personale a terra. Ecco, in tutte le operazioni di carico e scarico, appunto per rispettare anche le norme contro l'infortunistica, bisogna sempre indossare dell'abbigliamento adeguato per ogni operazione. Ad esempio, quando si scarica un veicolo carico con pallets pesanti su doppia fila, è bene scaricarne alternativamente uno per lato per non sbilanciare il veicolo. Sono cose assolutamente di buon senso, che se noi scarichiamo un autocarro solo da una parte, è possibile che lo sbilanciamento ne possa provocare il ribaltamento. Oppure, ad esempio, quando si scollegano i tubi dell'aria compressa dei giunti del rimorchio o semirimorchio, occorre sempre prima aver indossato idonei indumenti protettivi. Stiamo parlando dei guanti ed è anche utile avere sempre anche
indossato delle scarpe antinfortunistiche con la punta rinforzata. Poi, se si opera con carichi anche sospesi, è molto importante anche indossare un casco adeguato di protezione. Vediamo alcuni quiz. La verifica della corretta sistemazione del carico spetta unicamente all'azienda di autotrasporto, titolare della carta di circolazione del veicolo. Assolutamente no. Diciamo che il conducente è il capitano della nave, quindi era sotto la sua responsabilità il veicolo e il suo carico. Quando si scollegano i tubi dell'aria compressa, dei giunti del rimorchio o semirimorchio, occorre prima aver indossato idonei indumenti protettivi. Abbiamo detto di sì, bisogna indossare i guanti per evitare di ferirci. In questo capitolo abbiamo il trasporto di un carico sporgente. Ritengo inutile ripresentarvi l'argomento in quanto nel capitolo 3 è già stato spiegato molto attentamente. Perciò l'argomento lo potete ritrovare nel capitolo 3. Bene, ora finisco.